Ciao a tutti amici, benvenuti su questo mio nuovo video. Siamo su Enzo Fairon 4, senza mod, senza viene proprio punito. Però non sono da solo perché come potete vedere qui c'è Otto Carius. Salute. Ciao a tutti. Eccoci qua quindi pronti per, come dire, una partita in Distruggere. multiplayer. Sono noi due in cui dovremo distruggere il mondo. E ci riusciremo. Siamo preparati Proveremo. per questo. Lui ha preso la Germania, che è fiero, e io ho preso la Grecia. Perché con l'Italia è facile, tutto sommato, è una sfida più difficile. Di certo non potevo prendere Tibet, perché altrimenti dovevo diventare comunista. Quindi prendiamoci la Grecia. Difficoltà regolare, qua non è cambiato niente, come potete ben vedere. Quindi andiamo. Si parte. Quindi le nostre aspettative quali sono? Allora, la mia sarebbe più che altro di prendermi la Jugoslavia, la Turchia, la Bulgaria, la La Francia. Francia, gli Stati Uniti, il Canada, un po' di tutto, insomma. Russi. Sì, tutto, tutto. Ok, tu sei pronto? Io sono pronto. Ok, quindi iniziamo. Allora, il nostro primo obiettivo, il mio, è quello di diventare fascista, perché sennò non posso Che aiutare posso fare? nessuno. Poi Però parte il visto boost. che siamo non allineati, possiamo fare già il collectivist ethos, vabbè. Vabbè, già mi aiuta ad un fine. Qualcosa mi dice che saremmo alleati. Ah, ma veramente, no. Come puoi capirlo in questo modo? Sei perspicace. Perfetto. Guarda, l'Italia prima di attaccarla gli chiede le truppe e poi l'attacca. Abbiamo dammi tutti i sciocchi. Allora, mi sviluppo un po' sull'industria, prima di. Bene, bene. Poi c'è la mod Einstein for Italy, che tu pigli l'Italia, ti arrivano decine di mega, tranquillo. E noi abbiamo già tutto. Siamo già forti noi. Cosa vuoi? Infatti l'Etiopia con quella mod la conquisti In un giorno. più che Già la conquisti normale in un la giorno. conquisti in una settimana mango. Mango. Perché se una volta nella mia vita, proprio quando ci ho giocato, l'Etiopia ha vinto. Aspetta, hai preso l'Etiopia. No, no, no. Cioè, stavo giocando con la Spagna. E vabbè, stavo diventando fascista, mi sto parlando con Mussolini, stavo dicendo, con Hitler. Poi vado a vedere un attimo in Africa, per vedere l'Etiopia. L'Etiopia aveva conquistato la Somalia e l'Eritrea. E ho fatto, eh? Come? Guarda, sa resiste, il 25 aprile, ancora campa. Madonna, ma sta pure vincendo, e quello è il fatto grave. Oh cazzo, vedi che mo mi hanno Sta per chiudere scoperto. l'Italia, ma gli sfonda le divisioni, se Sì, ma riesce a gli chiudere etiopi avevano l'Africa. le lance e i sassi. Manco, gli scudi, quelli di penne dei nubiani. Bah. Ok, amici, eccoci qua. Siamo diventati fascisti. E quindi c'è questa guerra civile in cui noi dobbiamo assolutamente vincere. Loro hanno dalle 6 alle 9 divisioni. Quindi anche loro hanno tipo 6 divisioni. Avanziamo. Proprio dobbiamo correre adesso. Oh. Tranquillo, arriva la mia Panzer Division. E già ci stanno massacrando. E già ci stanno conquistando tutto. Metà Perché erano già su un scontato. fronte loro. Noi invece no. Arriveranno il 25 ottobre, domani. Eccole. Ad Atene. Subito, attacca, attacca. Ah, no, comunque la Grecia è una buona nazione per cui inizia a diventare fascista, ad esempio, perché ha tutti i materiali disponibili e il petrolio te lo puoi creare tu. Quindi proprio abbiamo perso altre Buono. tre navi. Cazzo. Ho perso altre tre Comunque, navi. facciamo. La nostra flotta ne ha risentito un bel po'. Adesso già fai carri medi. Madonna. Io ancora devo ricercare i carri, proprio.
Fengen. perché se inizi l'alleanza con la Russia ti boosta la ricerca dei carri. A proposito di alleanza, mo mi posso andare a conto, sì. A posto, Sì, ragazzi, siamo grazie. diventati Join. anche... Siamo diventati Però volevo dei mods. cambiare nome all'alleanza. Vabbè, sti cazzi. Ah, sì. Ai, Oh. come... Sei giustificato? World Guards contro Bulgaria? Sì. Allora ti mando subito un batitruppe. Proprio io non perdo tempo. Tra poco dichiariamo guerra alla Bulgaria, quindi ci vediamo direttamente al 17 settembre. 1937. Giusto. Allora ragazzi, non posso attaccare una Bulgaria perché, come potete ben vedere, la sua indipendenza, cioè quella della Bulgaria, è garantita dalla Gran Bretagna. Mo' potrebbe non interessarvi molto, però io non voglio già iniziare la guerra nel 37, anche perché adesso è scoppiata la guerra in Spagna, quindi non ha senso. E se voglio fare un crimine sulla Jugoslavia, comunque ci saranno gli inglesi che metteranno qui lo stesso crimine che hanno fatto qui sulla Bulgaria. Quindi per il momento non posso fare niente. Quindi ci possiamo vedere anche direttamente quando scoppierà la seconda guerra mondiale. Quindi attaccherò tutto e tutti. Insomma, ragazzi, ecco, potete ben vedere la Polonia è arrivata. Quindi adesso la seconda guerra mondiale scoppia nel 1938. Attenzione. Nel 38, in cui i tedeschi già stanno per prendere Varsavia, tipo, sì, infatti, quindi la guerra è già finita, durata tipo un giorno, 3 giorni. 3 giorni. Gli italiani hanno inviato alcuni volontari. Sai Sì. come si chiama questa divisione? Divisione Comoniana e sua mamma. La migliore mi hanno mandato. Proprio the best of them. Proprio World of Shish. no, devo prima giocare nella tua guerra. Ah, l'Italia. Devo prima venire da te, vabbè. Un che mi manda tre convogli di molte armi. Bene. Quante cazzo di divisioni sono? Cioè, Sono guarda, questo cosa è arrivato a Sofia. 60 divisioni, sono. Porco Dio. Oh mio Dio, oh mio Dio, Che è successo? oh mio Dio, la Grecia, la Oh! Grecia, la Grecia, la Grecia, no, 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 non ci provare nemmeno. Adesso ando a prendere Varna. Cazzo, lo sapevo che era una pessima idea. Cazzo. Me l'avevo detto. Guarda tranquillo. Me l'avevo detto. Questa tua fanteria, mandala qua così blocchiamo i fornimenti a Non questi qua. arrivano i rifornimenti, sono lentissimi. Cioè proprio adesso sto sviluppando i carri armati, adesso. Vabbè, l'Italia almeno sta andando a prendere metà Francia. L'Italia Spagnoli mi mi hanno serve. dato due divisioni. Ottimo, dai. Le due divisioni, meglio che niente, dai. Guarda, è tutto sommato. Resistiamo. Ah, stiamo pure andando bene, però. Era una guerra di giù. È da me che va male. Vabbè, L'Italia ha perso. perdi la Grecia e prendi Bulgaria su. Memo che attacca questi figli di zoccolo. Non possono prendermi così testa monica proprio. Prendiamoci testa monica. No, no, no. E mi cancellano il prestito delle armi. Cioè, prima me lo fa, poi me lo leva. Poi Te lo mando e te lo do. quando vedi il video ti faccio vedere. Te lo giuro.
proprio ignoranza come a Goduenne. Ti attaccano con l'artiglieria i cosi. Gli australiani, ti, ma perché poi? Artiglieria. C'è qualsiasi cosa che tu usa, artiglieria. Attenzione. Un nevas. Un Nevas selvatico. Nevas, stiamo facendo un video, saluta YouTube. No, veramente. Sì. Hakuna Matata, ragazzi. No, sì. Nice. Nice. Finalmente ci sono Forse l'hai fatto riuscito. spawnarco. Guarda che fico. No, ya, solamente Misk. Sono tre divisioni contro 276. Epic fail. Io non l'aiuto. No, Madonna. Epic fail, Io non lo aiuto confondo. per niente. Ho fatto un epic fail. Semburgo c'ha 7 divisioni. Come? No, non ho sentito. Sette divisioni. No, ok, no. Io No, non l'attacco. no. Ma come non attacchi? Devo aspettare, su, Ma che prendimi devi una pure. aspettare? Ma cosa vuoi aspettare? Un po' come vuoi. Ragazzi, il video finisce qua, spero che il video vi sia piaciuto, nel caso vi sia piaciuto mettete un mi piace, commentate, condividete e noi ci vediamo sul prossimo video. Ciao ragazzi!